amici e bentornati. Oggi alle mie spalle non c'è il mio camper come solito vedere nel mio canale, ma c'è la mia macchina. Un altro mezzo che tengo particolarmente e anche lei cerco di curarla come faccio col mio camper, cercando di mantenerla sempre al meglio. Nello scorso video, dove sono andato a appiccicare l'adesivo nel retro del mio camper, sono andato a utilizzare questo trasparente bicomponente per far sì che l'adesivo tenga e non si stacchi mai più. Questa bomboletta l'ho pagata la bellezza di 36 euro e ne ho avanzata a metà. E essendo bicomponente, una volta aperta bisogna utilizzarla entro massimo 2 giorni. Visto che ne ho avanzata, ne approfitto per, come avrete capito dall'immagine della copertina, per rinnovare i fari. Sin dal primo giorno che ho acquistato la mia macchina, i fari erano veramente malmessi e per coprire il tutto mi sono inventato di andare a mettere questo adesivo che piano piano adesso si sta staccando, si sta rovinando e vorrei toglierlo e far sì che il faro torni più nuovo possibile. E visto che per fare questo tipo di lavoro lui mi servirà, andiamo a farlo. In questo video ho deciso di portare la mia macchina semplicemente perché il camper non ne ha bisogno. Ma questo è un lavoro che potete fare in qualsiasi mezzo, se nella vostra macchina avete questo problema o nel vostro camper, i procedimenti che andrò a fare saranno gli stessi. Ma non perdiamoci in chiacchiere, mettiamo da parte questo che per il momento non ci serve e incominciamo. La prima operazione che dovrò cercare di fare è andare a togliere la vecchia pellicola. Per farlo l'andrò a scaldare un pelino con il phon e poi vediamo se si stacca, speriamo. E una tolta. È rimasta tutta la colla sotto, ma poi vediamo come andarla a togliere. Adesso con questo spray, che penso sia degli anni del camper, non è nient'altro che un rimuovi etichette che è anche senza gas, però facendo così le gocce escono, andrò a togliere tutta la colla rimanente sul faro. Allora, sono riuscito a rimuovere tutti i residui di colla, cosa che ho tribulato parecchio, come sempre. Adesso quello che andrò a fare è mettere tutto il nastro di carta intorno al faro per non andare a rovinare la carrozzeria. Sono andato a incelofanare un po' tutta la macchina per evitare di fare danni in giro. È arrivato a questo punto, sono pronto per andare a grattare il faro. Per farlo andrò a utilizzare della carta vetro, più precisamente della carta vetro ad acqua. Cosa cambia dalla carta vetro normale? Che è molto più delicata e per utilizzarla, appunto lo dice il nome, bisogna utilizzare l'acqua. Partirò da una 800 e andrò a salire. Vediamo un po' che succede. Utilizzando un classico spruzzino con dentro dell'acqua, vado prima a bagnare il faro, successivamente la carta vetro. Una volta che ho bagnato tutto quanto bene, incomincio a grattare. Non movimenti circolatori, ma sempre in un verso. Allora, qua che è messo particolarmente male, proverò con una carta vetro un po' più spessa prima. Partirò da una 400, qua solo nel punto messo peggio. Ripulita per vedere quello che succede. Ci siamo quasi. Ovviamente la prima grattata, la più spessa. Ci sono ancora qua delle micro righe
che si vedono e proverò a insistere, queste qua, proverò a insistere ancora un po' perché lo voglio perfetto. Con la 800 direi che ci siamo, adesso vado con la 1000. Possiamo cambiare carta vetro. Passiamo a una 1500. Andiamo con la 2000. Spruzzino. Passiamo alla 2500. Ultimissima, la 3000, giusto perché voglio abbondare. Wow. Con il primo faro ci siamo, adesso devo fare la stessa identica cosa all'altro faro. Quindi si riparte, 400 nei punti meno rovinata, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000. E via, altre 2 ore. Vi lascio con un timelapse. Sono sudato marcio, ma direi che ci siamo. Sono veramente venuti lisci, lisci, lisci. Adesso che ho grattato tutto quanto, non mi rimane nient'altro che dare lui, il lucido, colui che mi ha fatto iniziare tutto quanto sto lavoro, ma in realtà ne aveva veramente bisogno. Quindi, shakeriamo e si vernizza. Allora, ovviamente la prima mano starò più delicato possibile. Andiamo a vedere che non ci siano rimasugli di qualsiasi roba. Ma sembrerebbe a posto. Una mano delicata. Per il momento fanno abbastanza schifo. Speriamo che una volta che asciughi rimanga bello. Bene amici, sono trascorse ormai 24 ore, gli ho dato 2 mani belle pesanti di lucido e venite con me che vi faccio vedere il risultato. Devo dire che sono rimasto completamente soddisfatto, cioè guardate che spettacolo, che lucentezza. E stesso discorso per l'altro faro. Ora non mi rimane che spellicolare tutto quanto e gustarmi il risultato finito. Wow, e voi? Cosa ne dite? Super soddisfatto dei risultati ottenuti, anche questo lavoro si concluderà qua. Spero comunque che sia stato utile a qualcuno, anche se questo è stato un video un po' diverso del solito, perché protagonista a questo giro c'è la mia macchinina e non il mio camper, ma diciamo, come ho detto prima, questo è un lavoro che potete tranquillamente fare su qualsiasi mezzo che voi abbiate, motorino, camper, auto, chi più ne ha più ne metta. Come sempre, se vi è piaciuto vi invito a lasciare un like qua sotto per supportarmi, mentre se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al canale, in tal modo da restare aggiornati su tutti i nuovi video che usciranno, sui nuovi lavoretti o le mie avventure in camper. E con questo è davvero tutto, ci vediamo alla prossima settimana. Ciao!
ciao a tutti.